Enrico, tira. Potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai, tu, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima. Buonasera amici di Retto Sport, siamo tornati con A Cena con al Teatro delle Carni a Pescara con Mirko Antonucci. Ciao Mirko. Ciao, buonasera, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, raccontare la carriera di Mirko Antonucci sembrerebbe facile perché sei giovanissimo, sei classe 99, però già, insomma, già hai tante cose da dirci. Da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare da questa esperienza di Pescara? Sì, iniziamo da questa esperienza, è un'esperienza che mi sta formando molto, diciamo, e sono contento di come sta andando. Se io ti dovessi chiedere che cosa ti sta dando in particolare Pescara, tu cosa mi rispondi? Penso l'esperienza fra i grandi, quello è la cosa che ti risponderai subito. Mirko Antonucci è arrivato a Pescara come una grande promessa del calcio, uno dei punti di riferimento del settore giovanile della Roma. Ti pesa questa responsabilità, Mirko? No, non mi pesa perché alla fine il calcio vive di responsabilità, quindi è giusto che ognuno se le prenda. Diciamo. Mirko Antonucci, esterno offensivo, sei cresciuto con quale idolo a Roma? Con Totti sicuramente, essendo di Roma e romano, sono cresciuto con l'idolo di Totti, possiamo dire così. Hai mai fatto qualche allenamento con Totti? Sì, ogni tanto quando ero un po' più piccolo lo facevo e è sempre una grande esperienza, una grande emozione sicuramente allenarsi con lui. Torniamo al Pescara, torniamo. Mirko Antonucci di agosto, quindi prima dell'inizio del campionato, Mirko Antonucci di oggi, sta per arrivare la primavera. Insomma, c'è differenza? Sì, mi sento molto cresciuto, diciamo. Sono cambiato e penso che è soltanto un bagaglio che mi porterò dietro per tutta la vita, penso, questa esperienza qui a Pescara. Io vedo che stai guardando con un occhio particolare questi piatti, tra un po' ti toccherà questa splendida tagliata qui al ristorante, al Teatro delle Carni di Pescara, mentre anche dietro la telecamera Andrea Gessa sorride perché vorrebbe assaggiare, ma lui non può questa sera. Detto questo, Mirko, tu sei, dicevamo, un esterno offensivo. Chi è un tuo punto di riferimento? Chi ti piacerebbe assomigliare? Perotti è uno dei punti di riferimento, anche perché l'ho conosciuto a Roma, è una grande persona, mi ci sono legato molto e mi rivedo molto in lui, diciamo. Andiamo ancora con il Pescara. Mirko, il compagno con cui hai legato di più? Compagno Marras, ma sicuramente anche Del Grosso, che sei a ridere là dietro. Però è arrivato anche Cristiano Del Grosso, lo salutiamo. Ciao Cristiano. Sicuramente con loro due. Del Grosso e con Marras sei legato molto. Com'è nata la trattativa con il Pescara quest'estate? È nata, diciamo, un po' dal nulla, perché io comunque avevo il desiderio di fare un'altra esperienza, di trovare un po' più spazio, e mi è capitata questa possibilità e poi con calma ho preso la mia decisione, sono venuto qui e penso è stata la scelta più giusta. Senti, ma Salerno, il gol era tuo o di Gennaro Scognamiglia? No, di Gennaro. L'ha toccata, eh? Di Gennaro. Però era anche un po' tuo, dai. No, possiamo dire che al 100% di Gennaro. Di Gennaro Scognamiglia. Chiaramente Mirko Antonucci quest'anno ha avuto anche la grande soddisfazione di essere chiamato con i tuoi compagni del Pescara con la nazionale Under 20, sì, che sta preparando un appuntamento importante. Sì, che significa vestire l'azzurro? Mi fa piacere andare in nazionale. Quando vengo chiamato sono sempre contento perché è sempre una bella cosa, penso, andare in nazionale. Io spero ci saranno altre chiamate da parte del mister che sta in nazionale, poi quello che viene ben venga, perché è comunque una grandissima emozione vestire la maglia azzurra. C'è tanto ancora da fare quest'anno a Pescara, c'è una zona playoff da consolidare, c'è da alimentare il sogno Serie A, perché noi dobbiamo dire che a Pescara c'è il sogno Serie A. Il futuro di Mirko Antonucci come ti immagini, con la maglia della Roma o magari anche con il Pescara in Serie A? Non lo so, però spero che dovunque sarò sarà un bel futuro. Perché io comunque sono un ragazzo di 19 anni, ho ancora tanta strada da fare, come hai detto prima, ma punto sempre comunque alto e spero che il futuro sarà bello e rigoroso, diciamo. Quindi, Mirko Antonucci, romano doc di? Di San Giovanni. San Giovanni, ti ricordi quando hai tirato i primi calci al pallone? Sì, me lo ricordo, era una polisportiva là vicino, De Rossi si chiama. E De Rossi c'entra qualcosa con Alberto? No, assolutamente, non so perché si chiama così, però
è lì che ho cominciato, avevo 6 anni e lì hanno tutto, diciamo. E il primo gol di Mirko Antonucci? Non me lo ricordo. Ti chiedo troppo adesso. Troppo difficile, però sicuramente quando ero piccolino non ti posso dire che emozione ho provato, però sicuramente una bella emozione. E se invece il campionato primavera di Mirko Antonucci? Con la Roma? È stato importante, stai 2 anni comunque, alla fine uno, perché sono stato poco in primavera, però un anno importante, anche con un titolo. Ricordo, ho bei ricordi di quegli anni comunque. Torniamo alla Roma, la prima squadra della Roma. Ti sei allenato con Totti e credo che in pochi possano avere questo privilegio. Un giocatore con cui l'anno scorso avevi legato particolarmente nella squadra detto, di Eusebio. Perotti, ma anche comunque con Kolar mi ha preso un po' a cuore, capito? Quelle cose che da subito. Niente, era un grande gruppo, poi tutti i compagni sono stati bravi con me. Gli sarò sempre grato comunque di questa cosa, perché comunque non è facile. Avevo 18 anni, era comunque uno spogliatoio di grandi, la mia prima esperienza, e sono stati tutti bravissimi. Diciamo. Adesso è esplosa la Zaniolo mania a Roma, speri di ritrovarlo come compagno di squadra? No, sono molto contento per lui, perché so cosa vuol dire stare a Roma. Io ci sono passato l'anno scorso e spero faccia sempre meglio, perché è un grandissimo giocatore secondo me. Pescara dove può arrivare secondo te, Mirko? Spero più alto possibile, non ti dico con precisione dove, ma speriamo più alto possibile. Mirko Antonucci in futuro come si vede? Vai, non lo so, però mi vedo sicuramente a giocare a pallone, quello è poco ma sicuro, ma non lo so, vivo molto al giorno, quindi non te lo saprei dire, però sono contento di come sta andando e spero che vada sempre meglio. Senti, ma se non avessi fatto il calciatore da grande cosa avresti fatto? Non lo so, di certo, ma sono fortunato perché ho fatto il calciatore e è una fortuna che comunque ci penso ogni giorno e non è da tutti, quindi non so proprio cosa avrei fatto, sinceramente. Stai pensando anche un po' alla maglia azzurra con quest'estate, con la nazionale? Perché ci sarà un altro grande appuntamento. Sì, ci sarà il mondiale, ci sto pensando, ma ora penso al Pescara, che è la cosa attuale, la cosa più importante, poi si vedrà. Hai fatto quasi gol a Salerno, però lo hai lasciato a Gennaro Scognamiglio. Sì. Ti pesa un po' per da esterno offensivo non aver essere stato sfortunato, pali, parate del portiere, non aver ancora segnato? Sinceramente no, perché il gol arriverà quando sarà più opportuno, secondo me. Io sono tranquillo, lavoro ogni giorno e penso che così si vada avanti il meglio possibile. Mi racconti un aneddoto con Francesco Totti? Un aneddoto, dopo che ho esordito, dopo che stavo facendo l'antidoping a Marassi, perché ho fatto subito l'antidoping, è venuto all'antidoping e mi ha fatto i complimenti. Lui è stato, penso, uno dei momenti più belli della mia vita. E l'anno scorso come hai vissuto questa Roma che ha battuto il Barcellona e ha sfiorato l'impresa? Non ci credevo ovviamente, però sapevo quanto erano in gamba i miei compagni e che ce la potevano fare, infatti ce l'hanno fatta alla grande. La partita più bella con la maglia del Pescara di quest'anno? Roma, sì, Roma. Pescara, Pescara-Venezia secondo me. La mia personalmente più bella, Pescara-Venezia. Pescara-Venezia, dove tra l'altro col gol di Brugman, se non ricordo male, avete portato a casa i 3 punti. Siamo quasi in chiusura, poi puoi assaggiare questi splendidi piatti qui al ristorante, il Teatro delle Carni di Pescara. Hai detto che a Roma il tuo idolo era un po' Perotti, facevi riferimento a lui, ma in generale nel calcio mondiale chi è un giocatore che piace tanto? Sicuramente Neymar mi piace tanto, ma come ho detto prima mi ispiro molto a Perotti perché è molto più simile a me. E l'anno scorso ho avuto la fortuna di rubare con gli occhi quello che faceva in allenamento in partita. Siamo proprio in chiusura, se ti dovessi chiedere di raccontarmi in 30 secondi Baby Pillon, che mi dici? In 30 secondi direi semplicemente che è una grande persona, oltre che un grande mister, e mi ha colpito molto a livello umano e penso che io e lui abbiamo un bellissimo rapporto e sono contento e gli auguro tutto il meglio. E invece in 10 secondi Andrea Gessa che sta aspettando lì. Commentabile Andrea Gessa. Fa finta di non sentire, sorride adesso. Commentabile. Commentabile. La chiudiamo qui. Allora, mentre Andrea Gessa continua a parlare dietro la telecamera, io e Mirko Antonucci assaggiamo questi splendidi piatti qui al Teatro delle Carni di Pescara. Mirko, io ti ringrazio. Noi, grazie, gli amici di A Cena Con, diciamo che saltiamo una puntata perché martedì prossimo la squadra sarà impegnata a Benevento. Si giocherà di martedì alle ore 18 e quindi saremo live con le interviste da Benevento per Benevento Pescara. Torneremo tra 2 settimane per raccontare sempre le storie dei protagonisti in maglia biancazzurra. Come
sempre, grazie ad Antonio D'Ottavio, telecamera e montaggio praticamente perfetto. Un saluto dal Teatro delle Carni. Ciao. Ciao. La voglia di correre. Enrico, tira. Potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai, tu cambierai.